Ci raccontiamo una storia molto interessante, una startup che davvero esula un po' dalla normalità e si occupa proprio del potere dell'ingegno, ma soprattutto dell'ingegno che diventa impresa. Siamo con Alessandro Sappia, che è il giovanissimo amministratore di BiotechWare. Che cos'è BiotechWare e soprattutto perché si trova nell'incubatore di impresa del Politecnico di Torino? BiotechWare è una startup innovativa nata all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino nel febbraio del 2011, che si occupa di progettare, produrre e commercializzare dispositivi medici integrati in una piattaforma cloud. Benissimo, quindi ci occupiamo di telemedicina e è molto, molto interessante il vostro esordio, quindi da dove siete partiti, perché per essere qua avete sicuramente dei numeri in più, no? E questi numeri sono stati selezionati da questo bando di concorso, Startup, che viene promosso proprio qui a livello del Politecnico. Raccontaci qualcosa. La Startup è una competizione per progetti di impresa che viene svolta tutti gli anni ed è il meccanismo di selezione delle aziende che entrano all'interno dell'incubatore. Quando abbiamo partecipato noi alla Startup sono stati presentati circa 264 progetti. Su 264 progetti noi siamo arrivati quarti. Quindi c'è stata questa prima selezione e poi voi siete stati incubati all'interno dell'incubatore, dove ci sono più o meno 35 aziende operanti. Un network che per voi ha significato anche un allargamento della vostra base societaria, giusto? Assolutamente sì, le attività di networking all'interno dell'incubatore sono molto fertili. Un esempio su tutti è che il nostro primo investitore è stato un'altra startup un po' più anzianotta di noi, che era già presente qua all'interno del Politecnico. Quindi state facendo cooperazione tra varie start-up, quindi aziende ospitate all'interno dell'incubatore di impresa del Politecnico che creano ulteriori sviluppi aziendali. E il vostro core business qual è? Noi vogliamo proporre all'interno del mercato italiano una soluzione per l'esecuzione di esami di tipo diagnostico all'interno delle farmacie. Il nostro primo prodotto è un elettrocardiografo che permette l'esecuzione dell'esame all'interno della farmacia e si occupa in autonomia della trasmissione di quanto è stato registrato a una piattaforma dove un centro servizi, un cardiologo qualificato, lo può visionare, redigere un referto di modo tale che poi la farmacia possa riconsegnare il referto subito dopo al paziente che ha eseguito l'esame. Quindi eccoci con Cardiopad, che è proprio lo strumento di cui ci stavi parlando prima. È stato certificato a novembre 2013, quindi adesso può essere commercializzato. Spiegaci un attimo come funziona. Allora, Cardiopad è un elettrocardiografo portatile a batterie, pesa più o meno un chilo, un po' meno di un chilo, e ha un'interfaccia completamente touchscreen che guida l'operatore nelle varie fasi dell'esecuzione dell'esame. In questo modo l'esame eseguito all'interno della farmacia diventa affidabile perché ripetibile. È un dispositivo medico secondo la normativa europea e noi per produrlo abbiamo dovuto ottenere anche noi una certificazione di qualità. Quindi grazie anche alla certificazione di qualità è possibile che questo strumento sia utilizzato dalle farmacie, ma non sono l'unico ambito a cui vi potete rivolgere. Dicevamo eventualmente ospedali, case di riposo. Assolutamente, la soluzione proposta funziona in tutti quegli ambiti dove vi può essere la necessità di uno strumento per l'esecuzione di questo esame, come una casa di cura o anche i paesini con una logistica difficile, paesini montani, dove magari d'inverno ci sono 20.000 persone che sono a sciare e la logistica, il luogo non è pronto a supportare adeguatamente questi posti. Un altro attore che ci ha supportato in modo molto efficace per la realizzazione e la certificazione del prodotto è stata la banca di credito cooperativo di Carasco, che è arrivata in BiotechWare attraverso la presentazione dell'incubatore e ci ha supportato in tutte le fasi di certificazione del prodotto che ci hanno richiesto un intero anno.
Quindi, insomma, ha lavorato con voi già durante la startup, quindi ha avuto anche un po' il merito di cogliere l'importanza, ma soprattutto la potenza anche commerciale di questa vostra idea. Assolutamente sì, la banca di credito ci ha permesso di completare un processo che era un po' più lungo di quanto avevamo pianificato e ci ha permesso di arrivare al 2014 con un piano industriale che ci permette di produrre questi dispositivi a un costo ridotto e ci permette di supportare efficacemente una rete commerciale per poterlo immettere nel mercato. Quindi, proprio per l'immissione nel mercato, come pensate di muovermi? Che programma avete? Il 2014 il nostro focus sarà sull'Italia. Abbiamo attualmente incaricato diversi agenti che riescono a coprire il Piemonte, la Toscana e il Lazio per la commercializzazione del prodotto. E nel 2015 penseremo di completare questo tipo di copertura. Un'azienda giovane, ma con già insomma degli importanti successi nel curriculum vitae. Partiamo proprio dal PNI del 2010 e poi arriviamo a questo premio prestigioso che avete ricevuto di recente. Il PNI è la fine del processo di selezione delle startup, dove le 60 migliori idee innovative italiane vengono presentate tutte assieme a quello che è l'Expo di Innovazione. Nel nostro caso il nostro PNI si è tenuto a Palermo a dicembre del 2010, quindi poco prima della nascita effettiva di Biotechware. E poi arriviamo qua, quindi raccontaci un pochino questo premio che ti ha dato proprio la regione. La regione e i giovani di Confindustria Piemonte hanno premiato il business model di Biotechware e con il premio Lamarck a maggio del 2013 all'interno dello SMAU che si è tenuto a Torino a maggio del 2013. Pensate anche a uno sviluppo export di questa vostra idea? Assolutamente sì, il nostro respiro e il respiro di Biotechware è assolutamente europeo, bisogna avere le forze per andare in modo efficace anche fuori dai confini nazionali. Quando siete partiti proprio così all'inizio pensavate di riuscire a realizzare tutto questo? Non eravamo così convinti, passo dopo passo, passo a passo stiamo diventando più confidenti su quello che stiamo facendo.